Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordo prima di iniziare che in ogni video, nei commenti, potrete propormi sempre nuove idee. Per quanto riguarda il canale musicale, non ci saranno più cover qui, ma nel canale musicale che vi lascerò sotto in descrizione. Quest'oggi rispondo a una richiesta di due dei miei iscritti, Daniele e Daniela, che hanno rispettivamente due canali, ma nella vita sono assieme e noi ci auguriamo per tutto il tempo possibile. Quindi nell'info box vi lascerò entrambi i loro canali e chi non li andrà a vedere avrà una settimana di influenza come quella che sto avendo io, quindi vi conviene. A parte gli scherzi, allora i ragazzi mi hanno chiesto se io avessi avuto piacere inserire i ricordi della mia infanzia all'interno di un tag che ne riporta alcuni, però ecco, integrandolo, come dicevo, con aneddoti personali che ovviamente mi andasse di raccontare. E io ho accettato. Quindi iniziamo a dare un'occhiata al tag, vediamo dove si può integrare con qualche curiosità. Il tag si chiama Cartoon Nostalgia Tag, come avrete detto, e non siamo a conoscenza del creatore perché è stato trovato su internet. Quindi, per chi volesse rifarlo, vi lascio le domande nelle info. Quali erano i tuoi cartoni preferiti da piccolo? Io sono del 90, quindi probabilmente una buona parte dei miei iscritti non avrà idea di cosa starò parlando, a meno che non abbia dei figli. Quindi una parte dei miei cartoni animati appartengono a quegli anni, appunto, come ad esempio Digimon, Pokémon, Guru Guru. Chi si ricorda Guru Guru? Ragazzi, vi lascerò una foto, penso, di tutti, ma in particolare di Guru Guru, perché voglio che qualcuno commenti se si ricorda di Guru Guru, me lo dica. Mi piaceva tantissimo Guru Guru. Guardavo Doremi in tutte le versioni, che sono infinite. Guardavo le Winx, ebbene sì, anche i ragazzi possono guardare le Winx. Guardavo Tre Gemelle e una Strega, questo dovete ricordarmelo, vi prego. Poi guardavo anche diversi cartoni animati della Mediaset, e su questo appunto c'è un aneddoto. Così rispondiamo anche alla curiosità di Daniela e Daniele. Uno dei cartoni della Mediaset che guardavo era WMS, Slump e Arale. Ma questo era un giochino che facevo anche con altri cartoni tipo Tommy e Oscar. Scrivetemi nei commenti quanti ve li ricordate. Mio fratello si chiama Davide. Quando la canzone arrivava a dire Dottor Dottor Slump, che cosa inventerai? Io, credendo di fare una cosa carina, dicevo Dottor Dottor Davide, che cosa inventerai? Mio fratello si arrabbiava tantissimo. Interpretava questa cosa come un insulto. Non so il perché, non so cosa pagasse nella sua testolina da infante, che adesso non è più tanto infante, e a quel punto mi rispondeva con Dottor Dottor Riccardo, come se mi avesse detto Dottor Dottor Stro. Questo appunto è un aneddoto che mi ha fatto venire in mente questo tag, che ad oggi ovviamente mi fa sorridere. Il personaggio più amato. Non avevo un personaggio amato. Mentre invece c'è una risposta alla domanda numero 3 molto facile sui personaggi più odiati, che è tutti i cattivi. Io non sono mai stato dalla parte dei cattivi, quindi odiavo Ken Ichijoji, odiavo, non lo so, qualsiasi cattivo di qualsiasi cartone animato, perché per me erano dei gran rompiscatole, anche se poi da grandi si capisce che comunque servivano a movimentare un po', no? Comunque odiavo i cattivi, li odiavo proprio profondamente.
in chi ti identificavi e perché, prima di tutto. Non mi sono mai identificato a nessuno, però su questo ci colleghiamo sempre alla richiesta di parlare della mia infanzia. Quello che si identificava in realtà era sempre mio fratello Davide. Del tipo, quando guardavamo Holly e Benji, altro cartone che prima non ho menzionato, lui diceva sempre: io sono Holly, perché vedeva Holly come quello forte, no? Ma quello che giocava bene a calcio, poi bene, ragazzi. Su internet ci sono fior fior di meme che lo prendono benevolmente in giro sul fatto che per fare un gol ci voleva un'ora e per fare una partita ci voleva 2 giorni. Ci volevano 2 giorni. Il personaggio che ti ha fatto innamorare, non mi ricordo di aver avuto una gran cotta per dei cartoni animati, anche perché da piccolo, quando giustamente non si riesce a capire l'idea del disegno cartunistico fumettistico, mi sembravano tutti brutti, perché magari avevano tipo il dente unico, gli occhi grandi, quindi non mi sono mai innamorato di un personaggio, sinceramente. Mi sembravano tutti molto brutti. Una scena di un cartone che non ti dimenticherai mai. Allora, io ero sempre mo molto toccato dai personaggi piagnoni, sono sempre stato molto emotivo. E nel pensare alla risposta a questa domanda mi viene in mente il ricongiungimento di Heidi col nonno dell'Alpe. Cioè, quando ritorna da Francoforte, che tipo fa quella scena che si mette a correre 80 km prima, nannina mio. Vediamo se la trovo, non vi prometto nulla. Heidi! Heidi, sei tornata. Heidi, Heidi, Heidi. Finalmente. Adesso andrà tutto bene. Bambina mia. Non piangere. No, non piangere. La scena più brutta, forse una scena brutta, è quando, sempre di Heidi, quando capisce che viene portata via dal suo nonno, ecco, sicuramente quella. A che età hai smesso di guardare i cartoni? In realtà non ho smesso, ho soltanto ridotto perché sono diventato iperattivo con gli anni, quindi devo fare 2000 cose e non ho molta costanza per guardare una cosa che dura tanto tempo, quindi l'età in cui smetterò di guardare i cartoni, credo che non sarò più qui a dirvelo, fatevi due conti. Vorresti tornare bambino? Assolutamente no, ma no, no, no. Semplicemente perché poi si dovrebbe crescere e vivere determinate cose che non si sono vissute da bambini. Quindi tornare bambino in quel senso no. Se invece, facciamo i filosofici un attimo. Se invece per tornare bambino, allora intendiamo il fatto di, non so, mettersi a cantare Cristina D'Avena a squarciagola, o giocare a palla, o che so io, fare battaglia con quelle cose colorate di cui non conosco il nome, che se lo trovo ve lo scrivo. E allora quello si può fare in qualsiasi momento. Cosa faresti se tornassi bambino? Sarebbe un terrore perché ho fatto tanto per arrivare fino qui. Tornare indietro no, grazie. Canta un penso. Sì, penso. Penso. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Penso. Questa ve la lascio. Canta un pezzo della sigla di un tuo cartone preferito. E sono tanti, regà. Facciamo così. Vi cerco un testo, taglio e voi ascolterete direttamente la parte dove canterò.
Allora forza, lotta contro il male, corri, la speranza sale, vedrai, tu ce la puoi fare con i Digimon. Non mollare, corri, la speranza sale, vola, l'amicizia vale 5 Digi prescelti con i loro Digimon. Detto ciò, alzi la mano chi non ha mai capito Digi prescelti. Io capivo, vale 5, i 5 scelti. Alzi la mano, è impossibile capirla alla prima, io stavo leggendo, ragazzi, per cui. Un cartone che ti sentiresti di consigliare? Boh. Troppi, facciamo uno che non ho nominato, che non è assolutamente dei miei anni. Per dimostrarvi quella che è la mia apertura mentale, io stavo rivedendomi tutto David Gnome, amico mio, un periodo, poi ho perso la costanza come per molte cose. Quindi la risposta è David Gnome, amico mio, assolutamente sì. Ragazzi, tagga qualcuno. Non posso che taggare Sara del canale L'Angolo degli Arcani. Se sei arrivato a fine video, grazie, perché so di essere stato lunghissimo. E poi non lo so se vuoi farlo anche tu, Caterina del canale Santina F, in quanto magari ci potresti parlare di cartoni che io non posso ricordare per ovvie ragioni, e quindi dando vita a nuovi ricordi, a nuovi aneddoti. Se vuoi puoi integrare anche tu con aneddoti della tua infanzia. Io spero che a questo punto il video vi sia piaciuto, anche se sarà venuto lunghissimo. E spero che lo abbiate guardato fino alla fine. Questa volta niente hashtag, però si capirà dai commenti se lo avete guardato oppure no, perché vi ho chiesto diversi interventi. E io spero che Daniela e Daniele siano contenti del risultato di questo tag con le mie integrazioni. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella se siete tra i pochi fortunati a cui funziona. E noi ci vediamo al prossimo video, se questo non sarà venuto troppo chiassoso, grazie ai vicini. Ciao.